Cari amici, siamo qui al CERMIG e sono qui vicino a me c'è il fondatore Ernesto Olivero. Ecco, io sono arrivato qui con padre Ottavio e insieme a lui gli abbiamo annunciato che nel 2020, presumibilmente il 12 ottobre, si inaugurerà questo primo hospice dell'Africa occidentale dedicato ai malati terminali capoverdiani. Ecco, qual è la tua riflessione su questa scelta, su questo progetto? Prima di tutto di meraviglia. Si dà agli ultimi il primo posto. E questa è la cosa migliore, aiutare le donne e gli uomini a morire non da disperati, a morire da figli di Dio. Ma questo lo percepiscono se hanno una mano, una voce, uno sguardo che li accompagna con un'immensità d'amore. E padre Ottavio ha i titoli e ha la storia per essere questo. Può essere la vera risposta all'emergenza legata alla morte e al dibattito sull'eutanasia, il fatto di mettere al centro l'uomo in questo momento anche con questa iniziativa degli ospiti? L'uomo in questi giorni in Italia sta capendo cosa vuol dire uscire fuori dalla legge naturale di Dio. Sta capovolgendo, io penso a un uomo di Dio che quando l'ho conosciuto mi ha fatto questa confidenza. Oggi il mondo è in mano al male, perché fa passare per bene il male e fa passare per male il bene. Ma l'ultima parola ce l'ha Dio. E le ultime parole sono gesti come quello di padre Ottavio, gesti come sono dell'arsenale, in cui l'uomo veramente, veramente è al primo posto. Con queste parole chiudiamo e non hanno veramente bisogno di alcun commento. Grazie Ernesto. Amsesce.